Bentornati a una nuova puntata di Babylon. Rieccoci, Francesca a Babylon, ancora una volta Babylon sul palizzastro di Cusan Italia TV porta la cultura, i linguaggi che si mischiano, si confondono, si alternano tra loro. Nel tentativo magari di cercare una soluzione, una strada nuova per il mondo che ci, il titolo ci di oggi di ci Diccelo per caso. il titolo di oggi è lì, è lì, eh, è, lì, è, lì è lì, è lì, è adesso, <ride> adesso non mi sbaglio più con i riflessi, giuro che non mi sbaglio più. Tra l'altro è un titolo strano, Francesca, perché idee, perché idee, è una parliamo, nuova rubrica? Oggi parliamo di idee, abbiamo sempre parlato di idee, devo dire, Beh, sì. anche con la rubrica dedicata a make-ar-fair, ma oggi appunto ne apriamo un'altra e diciamo che è una bellissima inaugurazione farlo proprio con wise mind place, parliamo del primo e-commerce delle idee. Il posto della mente saggia. Esattamente, il questo. posto della mente saggia che si propone di rivoluzionare il processo di, di trasferimento tecnologico, adesso vedremo proprio il video che andrà anche a spiegarcelo e mette al centro la tutela della, della proprietà intellettuale che tra l'altro sappiamo conosce un periodo molto complicato in sì, questa fase perché il digitale... Per quanto riguarda esatto, il digitale, l'ampliamento e la velocità di come si riescono a generare nuovi pensieri, nuove idee e allo stesso tempo anche appropriarsi. Appropriarsi di nuovi <ride> pensieri, e nuove idee. Può capitare effettivamente anche questo e servono strumenti di tutela che siano al passo ovviamente con questi meccanismi, con queste... Con queste dinamiche, Wise sì. Mind Place si occupa esattamente di questo: di adeguare ovviamente gli strumenti di tutela a quelle che sono le nuove normative, anche che devono adeguarsi anche quelle, ovviamente, inevitabilmente, ma anche a quelle appena... che sono. Le, le, i problemi, gli ostacoli sì. anche portati dalla tecnologia della rete. Sì, esatto, l'abbiamo appena letto. Appunto sì. è uno strumento utile sia per chi ha già brevettato la propria idea, quindi è in possesso di un vero e proprio brevetto, quindi che lo tuteli dal punto di vista legale, o addirittura chi vuole richiederlo chi non ce l'ha. Grazie a Wiseman Place, appunto, possiamo ottenere il brevetto per la nostra idea. Esatto. Allora, a questo punto io direi di parlarne subito con la fondatrice. Beh, Abbiamo chi meglio di lei per spiegarci, insomma. Proprio lei, proprio Jessica Abbonandi, ideatrice e fondatrice di Wise Mind Place. Benvenuta, Jessica, con ben noi. Ben trovata. Grazie, buon pomeriggio a voi. Allora Jessica, noi abbiamo, speriamo di essere stati bravi diciamo, nell'introduzione, di aver spiegato più o meno di che cosa si occupa Wise Mind Place. Però Ma non lo saremo mai chiede... quanto te. Esatto, quindi ti <ride> chiederemo di spiegarcelo, che cos'è eh, nel dettaglio Wise Mind Place. Allora, Wise Mind Place è, eh, diciamo, nasce eh, da una convinzione principale, che dal caos creativo eh, poi eh, sia necessario riportare ordine per concretizzare quella che è l'idea originale, perfezionarla. Quindi Wise Mind Place anche nel suo eh, nome racchiude dei concetti. Eh, la parte più emotiva, più creativa è quella più razionale del, del nostro essere, eh, racchiusa poi eh, appunto nel concetto di messa in pratica. Eh, quindi Wise Mind Place è un, un luogo di fiducia dove poter eh, appunto mettere in pratica i propri progetti, le proprie idee con il supporto eh, di un team, che è quello di Wise Mind Place, che segue il, il progetto, l'utente, durante tutta la fase del sviluppo del, della propria idea. Eh, Jessica, eh, a questo punto però la domanda eh, insomma, è abbastanza ovvia. Come nasce l'idea di dedicare un lavoro del genere, un portale del genere... In particolar modo proprio al mondo delle idee, al mondo dell'innovazione e delle invenzioni, dove avete, co come vi siete accorti della necessità di questo intervento? Allora, sicuramente nasce principalmente da un'esperienza personale. Ho toccato con mano che cosa significhi eh, portare avanti un progetto e poi purtroppo subire un plagio eh, in un momento in cui il progetto era sensibile. Quindi c'era ancora eh, un momento di eh, gap, proprio di vuoto, di tutela. Perché chiaramente un progetto nella sua fase iniziale ha bisogno di essere perfezionato, portato avanti eh, finché è poi maturo. Per essere magari tutelato con le forme tradizionali, ad esempio il brevetto nel mio caso, eh, di conseguenza, purtroppo in, in quella fase mi sono ritrovata a subire in prima persona eh, questo scotto e ho capito che appunto esisteva questo vuoto e che eh, sarebbe potuto essere colmato con degli strumenti che mettessero a regime, che portassero, diciamo, ordine e eh, buone pratiche da seguire in un processo. In questo caso, di eh, inserirlo all'interno di una piattaforma online perché eh, l'ho creduto il mezzo più eh, immediato e alla portata di tutti proprio per eh, colmare questo vuoto e per eh, appunto dedicare questo spazio a tutte le persone che volessero portare avanti un progetto in maniera mh, sicura e tutelata. Ed è stata effettivamente un'idea grandiosa, perdonate il calembur, perché comunque parliamo di idee. Jessica, noi, se tu, tu sei nata a Bologna, che è una città ovviamente vivacissima dal punto di vista sia scientifico che culturale, ovviamente, no? Quanto ha potuto influire quel territorio, il territorio in cui sei nata, in quello che sei diventata dal punto di vista proprio professionale? moltissimo ha influito moltissimo perché chiaramente è un territorio molto fertile sia dal punto di vista culturale abbiamo una delle università più eh, appunto storiche e, e abbiamo anche tante influenze appunto di, di persone che arrivano da fuori eh, in più comunque c'è una grande spinta all'innovazione appunto alla ricerca che ci viene anche dal mondo scientifico quindi la commissione di questi due mondi poi dà origine a delle realtà molto particolari chiaramente eh, anche come la mia ci sono eh, tante realtà che eh, hanno comunque avuto eh, grazie all'influenza del nostro territorio un approccio molto originale molto diverso alle cose immaginiamo anche che appunto la presenza l'ho detto dell'università magari sia proprio stimolante dal punto di vista della, della creazione anche il tuo eh, percorso universitario è stato molto variopinto, diciamo, no? E quindi questo sì, magari ti sì. ha dato proprio una consapevolezza rispetto a quello di cui poi eh, che hai messo in campo e di cui sei andata a parlare e che hai creato. Ma eh, diciamo che dal punto di vista della formazione probabilmente non sono l'esempio principe, <ride> nel senso che ehm, ho avuto eh, esperienze in ambito diciamo, della comunicazione ehm, e poi però mi sono appassionata e ho dedicato la, la, mia, la mia formazione in maniera autonoma a tanti temi. Eh, è un aspetto che tra l'altro sposo moltissimo e sostengo perché anche un tipo di formazione un po' più orizzontale su varie tematiche può poi portare magari a una visione uh, completamente nuova uh, rispetto appunto a vari temi ecco Jessica uh, viviamo un'epoca particolare per quanto riguarda uh, l'innovazione per quanto riguarda anche l'arte da un certo punto sì. di vista un'epoca in cui tutto sembra poter essere sul mercato tutto sembra poter essere venduto e acquistato Uh, coloro che appunto studiano analizzano esaminano sono paragonati praticamente sono alla stregua di veri e propri consumatori e le idee sono diventate veri e propri prodotti in un certo, in un certo senso che valgono soltanto fino a quanto fino a quando possono essere vendute da un certo punto di vista in quest'ottica io ti chiedo uh, dal momento che insomma vivi a stretto contatto con loro lavori a stretto contatto con loro che tipo di, ehm, di figura è, di, è oggi quella dell'inventore, quella del creatore, quella che ha comunque delle nuove idee che provano a cambiare il mondo? Ovviamente partendo magari da piccole cose, però in un ambito anche più ampio e globale. Sì, esatto. Magari proprio il profilo del, dell'inventore sì. ci interessa capire proprio perché appunto si parla di una nuova rivoluzione eh, industriale, no? E quindi. C'è un inizio eh, sancito per esempio dall'invenzione della stampa 3D che ha determinato un certo anche profilo rispetto agli inventori. Tu che cosa puoi dirci rispetto a questo? Allora dal mio punto di vista l'inventore eh, in realtà è l'imprenditore, è la persona che ha un'intuizione e avvia un percorso autonomo per portare avanti un proprio progetto, una propria idea, chiaramente ci sono eh, tante magari ideologie che eh, appunto eh, abbiamo e che ci, che ci rappresentano la figura dell'inventore come una figura un po' particolare, fuori dagli schemi eccetera, in realtà sono

dal mio punto di vista le persone che hanno un'intuizione che ehm, magari eh, rispetto alla propria esperienza, al proprio vissuto, ripeto, diventa una somma di, di tutto questo e porta a eh, quell'intuizione, quell'idea ehm, quell che poi appunto diventa la base del proprio progetto che chiaramente poi va studiato, va elaborato, va portato avanti. Per me gli inventori sono tutti gli utenti della mia piattaforma anche se sono start-upper, anche se sono Diciamo chiamati generalmente con altri termini, eh, ma il perché li abbiamo voluti eh, identificare proprio con il termine inventori è perché secondo noi eh, diciamo rappresentano anche tutte quelle persone che hanno la caratteristica di eh, credere molto nelle loro idee, al dispetto di quello che può essere anche eh, diciamo, l'idea eh, comune, il, il primo impatto con, con altre persone, con altre realtà. Che possono magari eh, in, in un primo momento anche considerare le idee eh, fuori dagli schemi, eh, inattuabili, infattibili. In realtà, noi abbiamo proprio questo approccio: un approccio di ascolto, di apertura, eh, non giudicante assolutamente pregiudizi eh, se poi ci pensiamo praticamente le idee che hanno avuto più successo eh, nella storia anche sono proprio quelle che all'inizio sono state considerate le più folli per cui per me il termine inventore e l'identikit dell'inventore è qualcuno che ha un'idea eh, ci crede la vuole portare avanti perché ha avuto un'intuizione e, e crede molto appunto che possa essere anche utile eh, per gli altri e possa sopravvivere nel tempo guardando al futuro. Allora entriamo proprio nel vivo di Wise Mind Place, vediamo quali sono magari le idee proprio che ti vengono, che vi vengono affidate e quali i settori più stimolanti dal punto di vista proprio della creatività con cui avete più a che fare, quali proprio i, le scatole e se possiamo anche permetterci di classificare magari i settori in cui operate. Sì, eh, diciamo che appunto la commissione fra le varie poi branche diciamo di appartenenza è molto comune. Quindi i settori si mescolano e le idee spesso nascono proprio da questo. Ehm, però diciamo che generalmente eh, la maggior parte delle idee che ci vengono presentate in questo momento sono idee di innovazione di prodotto, eh, quindi prodotti di svariati settori, dal medicale al diciamo prodotti per casalinghi. Uh, oppure macchinari, addirittura motori, quindi automotive, uh, abbiamo un po' vari settori um, dove appunto ci vengono proposte uh, idee e progetti di innovazione di prodotto. Uh, per quanto riguarda l'innovazione di uh, appunto processo, servizi, uh, applicazioni, abbiamo diciamo veramente l'imbarazzo della scelta, ovviamente mh, il mondo uh, che guarda al digitale, quindi ai software, a magari uh, tutto ciò che riguarda anche l'hardware eh, eh, sicuramente è molto molto esteso eh, e guarda molto in questo momento a tutto ciò che si muove eh, diciamo in tutto, tutta la parte anche di sostegno alle infrastrutture sanitarie e anche di gestione aziendale in smart working Ecco, su tutte queste diramazioni del lavoro di Wise Mind Place, Jessica, ti interrogheremo a breve, anche per capire come funzionano e che tipo di rapporto create con gli inventori che si rivolgono, si rivolgono a voi, che ovviamente magari è anche una delle cose che stanno più a cuore a, a chi ci sta uh, guardando in questo momento. Il rapporto proprio con i creativi, come si sviluppa, come nasce, come entrate in contatto diretto proprio con le necessità degli inventori, anche... In che modo, soprattutto, riuscire a garantirgli quel supporto che necessitano e di conseguenza, quando eh, fondamentalmente il vostro lavoro è compiuto e potete dire di aver tutelato un inventore? Allora Wise Mind Place eh, funziona in un, in un modo molto semplice, molto intuitivo, eh, di conseguenza per entrare in contatto con noi è sufficiente iscriversi, è completamente gratuito e da lì eh, nonostante ci siano una infinità di funzionalità e di eh, servizi offerti all'interno della piattaforma e di strumenti anche per lo sviluppo del proprio progetto, eh, vengono scoperti pian piano quindi, appunto, iscriversi, eh, inserire pochi dati eh, rispetto al proprio progetto alla propria idea iniziale e eh, successivamente appunto si viene eh, guidati a prendere contatti con uno dei nostri esperti che appunto eh, seguirà eh, il, lo sviluppo del, del progetto quindi seguiamo eh, sin dall'inizio eh, quelli che sono appunto le necessità, i bisogni eh, in base allo stato dell'arte quindi in base allo step in cui il progetto si trova eh, se è appunto eh, portato avanti da una persona sola oppure da un team, eh, in ogni caso eh, è a disposizione all'interno del, del sito una bacheca, quella che appunto noi eh, definiamo una bacheca, che non è altro che uno spazio eh, online per eh, poter descrivere il proprio progetto, condividerlo con eh, altri elementi del team o piuttosto che eh, con altri membri della piattaforma di Wiseman Place e e in questo modo, in maniera completamente tutelata, grazie proprio all'architettura eh, della piattaforma che è stata sviluppata appositamente per essere tutelata, ma al tempo stesso eh, permettere la condivisione di queste informazioni con i nostri consulenti o con altri eh, membri appunto della piattaforma, portare avanti il progetto. Quindi poi, eh, ad esempio, tutelarlo attraverso la nostra speciale marcatura temporale, che è uno degli strumenti che abbiamo... Integrato alla piattaforma proprio per permettere appunto di tutelare il progetto anche quando non è ancora possibile avviare un percorso ad esempio di brevettazione piuttosto che di deposito di un design o altre forme di tutela tradizionale. In questo modo eh, diciamo che l'approccio è graduale pian piano si può portare avanti il progetto via via includendo anche eh, diciamo appunto expertise differenti quindi eh, i nostri consulenti che sono preparati eh, un po' in tutti i settori che sono necessari proprio per lo sviluppo dei progetti e eh, il nostro compito eh, è anche quello di mettere in contatto gli inventori con potenziali partner con potenziali eh, appunto investitori eh, che certo. po possa eh, sostenere lo sviluppo sviluppo concreto del progetto ovviamente noi cerchiamo di eh, sostenere i nostri inventori anche autonomamente quindi eh, per reperire fondi anche eh, attraverso eh, appunto la partecipazione a bandi piuttosto che concorsi e quant'altro quindi collaboriamo anche con altre piattaforme di crowdfunding con piattaforme che eh, appunto invece reperiscono fondi in altre modalità e, mh, oppure appunto supporti supportiamo in, que in quegli altri modi che vi ho appena detto ma eh, laddove è possibile e necessario anzi eh, incentiviamo quello che è invece l'aspetto positivo dell'open innovation che è il rapporto con le imprese per far sì che possa nascere anche una partnership certo no ovviamente questo è molto molto chiaro e a proposito di questo e a proposito anche del discorso che tu facevi eh, Jessica sul anche sull'innovazione digitale, su come appunto tutto questo sta anche modificando gli scenari della, della creatività, sì. eh, noi volevamo farti anche una domanda per, per capire insomma dove ci stiamo, dove ci stiamo dirigendo, ovvero eh, da, in che direzione sta andando l'innovazione? Eh, si cerca di... Ehm, Replicare modificandola e aggiornandola magari un'idea del passato, qualcosa che già c'era ma che magari non è più funzionale e che quindi bisogna adeguare al tempo che passa, oppure, in base alla tua esperienza, gli sono inventori del tutto di oggi sono visionari esatto, inventano qualcosa <ride> che non c'è. Proprio cercano il più possibile di andare a cercare un vuoto da riempire. Beh, anche lì c'è equilibrio, nel senso che ci sono eh, inventori ed inventori, ci sono inventori mm, che hanno una eh, più, spiccato, eh, più spiccata parte magari razionale, sono più imprenditori in un certo senso e magari hanno eh, più la capacità di vedere dove può essere un business. E quindi l'invenzione diventa sicuramente un'innovazione, un miglioramento di qualcosa che magari esisteva già, ma diventa uno strumento proprio eh, per eh, poter avviare un business di successo. Poi ci sono eh, veramente i visionari, cioè quindi anche le persone che appunto come dicevo prima, ehm, anche senza esperienza o con esperienze pregresse che come dicevo eh, magari eh, hanno portato inaspettatamente a eh, avere questa, questa intuizione che appunto hanno spesso una visione completamente nuova delle cose e propongono qualcosa. Cosa di assolutamente innovativo, proprio eh, dal punto di vista dell'approccio, dell dell'idea, del appunto di, di un qualcosa che non esisteva prima. E sicuramente le, quello che possiamo osservare è un, uh, un mutamento anche del, del comportamento, della consapevolezza. Eh, C'è molta più uh, consapevolezza rispetto a quello che è il valore di uno sforzo intellettuale che comunque ha portato all'elaborazione di un'idea, eh, all'elaborazione di un contenuto. Nel eh, digitale lo vediamo, ovviamente le normative stanno muovendosi in questo senso, a mio avviso siamo ancora lontani purtroppo da ribaltare eh, gli schemi, da, dare più potere contrattuale a chi obiettivamente ha prodotto quel contenuto, ha prodotto eh, quell'opera e ha comunque compiuto quello che è uno sforzo intellettuale, di conseguenza dovrebbe avere il giusto valore, il giusto riconoscimento. Certo, però è, è molto bello che vi siate ovviamente inseriti in questo contesto, soprattutto dal punto di vista della tutela, perché lo dicevamo anche in apertura, che appunto dalla cultura digitale sta nascendo una una nuova generazione di creativi e dicono appunto che questa di Maker sarà eh, si chiamerà la nuova rivoluzione industriale. Noi spesso abbiamo una rubrica dedicata appunto alla Maker Fair, abbiamo trattato con Maker per mesi e li abbiamo conosciuti, abbiamo visto quanto è importante il valore dell'idea, ma soprattutto quanto è importante che venga ovviamente eh, tutelata alla Maker Fair cinque anni fa, appunto andavano. Poche migliaia di persone, oggi è la fiera più importante dell'innovazione appunto a livello europeo. è e il quindi, termometro di come esatto. stanno andando le cose, indubbiamente. Esattamente, quindi è un settore questo che davvero si sta rivoluzionando in ottica anche del futuro. Sono nati i Fab Lab, no? Quindi l'idea proprio dell'invenzione della fabbrica personale ormai è al centro, grazie anche alla digitalizzazione, al centro proprio del progresso. Allora, Jessica, noi siamo in chiusura, ti chiederemo a questo punto. Proprio eh, perché. Questo proprio perché si moltiplicano i creativi e gli inventori? Sì, ti, ti chiederemmo proprio un, un consiglio che ti senti di dare a tutti coloro che fanno parte ovviamente de, de, del tuo circuito, che hanno un'idea, anche chi non fa parte soprattutto del tuo circuito, a cui è venuto in mente di, 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 di progettare qualcosa, che, 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 che si sentono ovviamente. Eh, di poterla tutelare, come fare, come avvicinarsi ovviamente eh, a, a te e, e come entrare in contatto, cosa possono fare in generale della propria idea. Ma come hai detto giustamente, eh, in questo mondo si sta molto avvicinando alla portata di tutti, perché chiaramente abbiamo più strumenti, banalmente abbiamo la possibilità oggi di poterci produrre i nostri prototipi e eh, cercare di realizzare qualcosa. Eh, quello che mi sento di consigliare sicuramente è di iniziare a mettere nero su bianco, a cercare di banalmente fissare l'idea quando arriva e poi elaborarla studiarla cercare di conoscere chiaramente il mercato di riferimento eh, a cui eh, potrebbe in cui potrebbe inserirsi e, um, e successivamente chiaramente eh, appunto tutelarla il più possibile prima di esporsi eh, perché è molto facile purtroppo appunto lasciarsi sfuggire una bella opportunità di crescita di sviluppo quindi in primo luogo tutelarla ovviamente eh, volendo sul portale di, di wise mind place in generale cercare di capire come ci si muove in questo mondo per portare avanti i progetti perché anche, anche se eh, appunto siamo spinti dalla creatività dalla genialità di un'idea eh, e vogliamo velocemente portarla avanti dobbiamo sempre tenere presente che ci sono delle regole di comportamento che proprio ci assicurano poi di arrivare al successo è chiaro, allora Jessica, noi non possiamo che ringraziarti, grazie davvero tanto per aver accettato il nostro invito e per essere stata con noi oggi. Grazie a voi, grazie a voi, è stato un piacere. Buon grazie lavoro, mille. Jessica. Mille in bocca al lupo, Jessica. Bene, Jessica abbiamo... Bonandi, esatto. ideatrice e fondatrice di Wise Mind Place. Se qualcuno, ovviamente tra voi, pensa tra di, poter, di poter inventare qualcosa, o magari ha già inventato qualcosa perché è andato a riempire, appunto, un vuoto che, mattina, che non c'è. Stamattina appena ma, sveglio ma, ma sì, ma certo, e ma, ha visto Babylon. Ma chi, ovviamente, vede, ma poi... chi, chi, chi vede Babylon sa già quello che deve fare, ma sì, ma poi insomma vede sempre stimolata la propria curiosità, la propria voglia di creare cose e innovazione. Babylon fa anche questo. Lo diciamo. Beh, Wise Mind Place non dite che non ve l'abbiamo detto no quindi. assolutamente ci vediamo tra due minuti di pubblicità